spie, film e romanzi. Queste tre parti di narrazione saranno protagoniste sabato 17 novembre a Savigliano per una giornata dedicata proprio a queste particolari forme di narrazioni e capire come queste forme di narrazioni possano essere comprese sempre più nella loro essenza. E proprio per comprendere l'essenza di queste realtà, sabato 17 novembre a Savigliano ci sarà questa giornata per l'appunto dedicata alla paura, al thriller, allo spionaggio attraverso i film e attraverso i romanzi. E insieme con noi per raccontare, per anticipare alcuni aspetti di questa giornata abbiamo Paolo Bertinetti. Buongiorno Paolo Bertinetti. Buongiorno a lei. Buongiorno e grazie per essere qui con noi insieme nel posto delle parole per raccontare per l'appunto spie, film e romanzi. Ricordo che Paolo Bertinetti, professore di letteratura ed è stato anche preside della facoltà di lingue e letterature straniere a Torino. Paolo Bertinetti, l'idea di riunire le spie, film e i romanzi in una giornata, in questa rassegna letteraria e cinematografica, è un progetto ambizioso, riassumere tutto in una giornata, quindi il potere della sintesi sarà veramente determinante per questa giornata, che cosa ne dice? Sì, certo, questa è l'intenzione. D'altra parte c'è da dire che sia per quanto riguarda la pagina scritta, sia per quanto riguarda il grande schermo, in molti casi l'atteggiamento un po' così tradizionale di considerare una cosa di genere, quindi come fosse di serie B, non è affatto giustificata. Ci sono dei grandissimi scrittori, romanzieri, che hanno scritto dei romanzi in cui lo spionaggio è il tema centrale. Ci sono dei grandissimi registi cinematografici, dei grandissimi film in cui lo spionaggio è l'argomento centrale. Quindi è da qui che bisogna partire, sia con un'attenzione alla pagina scritta, con diciamo così l'occasione offerta dall'ultimo romanzo di quello che è, tra tutti gli scrittori viventi, il maggior romanziere in questo ambito e probabilmente è uno dei due o tre maggiori romanzieri inglesi, cioè John le Carré. E il film che poi si vedrà nel tardo pomeriggio è un film che è la trasposizione sul grande schermo del suo primo grandissimo successo, cioè La spia che venne dal freddo. E devo dire che La spia, sì, che venne dal freddo rappresenta proprio, se vogliamo parlare di icone cinematografiche, rappresenta proprio l'icona che maggiormente forse rappresenta lo spionaggio. Sì, lei ha perfettamente ragione. In più poi qui l'occasione è anche data dal fatto che il romanzo, l'ultimo romanzo di Le Carré, è per così dire da un lato un prequel, per dirlo all'inglese, poi un sequel della vicenda raccontata in quel romanzo e in quel film. E quindi, come dire, due buone ragioni insieme per riproporre all'attenzione di chi questo film probabilmente non ha avuto modo di vederlo, e tantomeno di vederlo su un grande schermo, ecco, di riproporre uno dei classici, insomma, del cinema di spionaggio. In che modo la narrazione dello spionaggio, Paolo Bertinetti, lo chiede lei in quanto lei così bene ha studiato e raccontato e racconterà per l'appunto Savigliano questo mondo, in che modo lo spionaggio nel corso del tempo ha modificato il suo modo di essere raccontato al pubblico, sia da un punto di vista di narrazione di romanzo e sia anche dal punto di vista filmico? Io partirei da un grandissimo romanzo, popolarissimo romanzo, che in realtà ha una figura centrale, quella che dà il titolo al libro stesso, Kim. Ora, Kim di Kipling. Ebbene, il ragazzino, poi il ragazzo, col passare delle pagine, protagonista di quel romanzo, è un primo, clamoroso esempio di agente segreto, perché Kim viene, tra altre cose, lui accompagna questo mistico santone
attraverso le pianure dell'India, lo riaccompagna fino alle montagne dell'Himalaya, ma nel frattempo svolge tutta una serie di missioni, chiamiamole così, di cui viene incaricata, sono missioni da agente segreto. Quindi lì, in un romanzo splendido, per mille ragioni che non sto qui a elencare per non farlo qui perdere tempo, però lo spionaggio diventa una componente, no? È un'attività che il nostro eroe svolge. Poi, nella fase contemporanea e successiva, il romanzo di spionaggio era una cosa spesso dozzinale, avventurosa, di finzione più o meno probabile, ma da un certo punto in avanti, direi da quando un altro grandissimo scrittore inglese, William Somerset Maugham, che aveva fatto l'agente segreto, scrive un libro sulle vicende di un agente segreto, Ashenden, il titolo del libro è infatti Ashenden, agente inglese. Ecco, lì cambia, lì il protagonista, dato l'esperienza in prima persona dell'autore, è un uomo in carne e ossa, con tutte le caratteristiche e le debolezze, anche se quando uno fa quel mestiere non è esattamente una persona come tutti gli altri, come tutti noi. Ecco, lì invece subentra, c'è l'avventura, c'è il mistero, ma c'è la realtà. E da lì in poi, anche se ci sono sempre stati scrittori di spionaggio che inventavano storie molto fantasiose, anche se le storie fantasiose, la più fantasiosa di tutte, sono quelle di James Bond, sono scritte da uno, nel caso di Fleming, che aveva fatto l'agente segreto, molto spesso invece, e questo è il caso di John le Carré, i protagonisti delle sue storie sono persone che affrontano la durissima realtà della vita della spia, chiamiamola spia, ma con un radicamento nella realtà e non una collocazione in un mondo della fantasia che può anche attrarre di più, piacere di più, ma che con la realtà nulla ha a che fare. La realtà è sicuramente molto diversa, però mi ha fatto molto piacere che lei abbia cominciato a parlare di spionaggio attraverso la leggerezza della narrazione, una narrazione più felice. Quel libro a cui lei faceva riferimento, King di Rudyard Kipling, sì, che è un po' così messo nella collocato nel cassetto di libri per l'infanzia, no? Si sì, dice, ma è un libro sì, che veramente sì, è un peccato, un bellissimo peccato, sì, libro che gli adulti forse possono apprezzare come o forse di più dei ragazzini. Sì, un bellissimo libro. È un bellissimo libro e leggere quel libro ci aiuta anche in prospettiva a comprendere, fin anche, come diceva, se ho capito bene il suo pensiero, fin anche a raggiungere in prospettiva ovviamente i romanzi di John le Carré e di altri autori che raccontano e prendono il lettore per mano e ci fanno palpitare pagina dopo pagina. Tutto questo succederà a Paolo Bertinetti a Savigliano, e in che modo la giornata di sabato 17 novembre si svolge nella cornice dell'auditorium della Crusa Naira a Savigliano, per l'appunto? Dunque, sono la mattinata e un pomeriggio. Nella mattinata ci sono interventi di più persone molto come dire, autorizzate a parlare dell'argomento per ragioni professionali, che illustreranno appunto quella che può essere la realtà della azione di sicurezza, chiamiamole così, i servizi segreti, sì, no, diciamo così, ma ad esempio i nostri si chiamano servizi di sicurezza nazionale, e quindi questo è il punto, no, la sicurezza del paese per cui gli agenti lavorano. Bene, le persone che intervengono nella mattinata per versanti diversi. Vuoi un versante editoriale, editore Aragno, vuoi per un versante cinematografico e televisivo, vuoi per un versante assolutamente concreto e immediato, perché ci sarà il questore di Cuneo che prenderà la parola, tutti quanti parleranno a un pubblico prevalentemente, pensiamo, di studenti, sia gli studenti delle superiori di Savigliano, sia gli studenti universitari, parleranno degli aspetti di questa, dell'attività di sicurezza nazionale, preferisco in questo momento usare questa espressione, dal,
dal punto di vista della loro esperienza. Questo è nella mattinata. Nel pomeriggio, invece, a partire dall'ultimo romanzo di De Carré, ci sarà un dialogo tra me e Ottavia Casagrande. Ottavia Casagrande ha appena scritto un bellissimo libro in cui parla di suo nonno. Suo nonno era una spia, era un agente segreto, protagonista di vicende incredibili e straordinarie nei momenti che precedono lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Ed era un principe palermitano, amico di Galeazzo Ciano, che in qualche modo lo incaricò di compiere delle missioni assai pericolose. Ebbene, Ottavia Casagrande, che ha scritto questo libro pubblicato dalla Feltrinelli, parlerà lei di un romanzo di spionaggio invece che appartiene al mondo della fantasia, e cioè all'ultimo romanzo di Le Carré. Questo sarà un dialogo a cui ovviamente sono invitati tutti coloro che hanno un qualche interesse per questo tipo di argomenti, e subito dopo ci sarà la proiezione del film Spia che venne nel freddo, a presentare Enrico Verde, che è segretario della IACI, cioè Associazione Amici del Cinema d'Essai di Torino, ma insegna anche comunicazione e cinema al Politecnico di Torino, e sarà lui a, come dire, collocare la visione del film nel contesto di quegli anni, perché bene o male è passato più di mezzo secolo, insomma, da quando quel film venne prodotto. Io spero che appunto sia un'occasione interessante per approfondire tutta una serie di aspetti, o anche semplicemente per rinfrescare la memoria. Che non sarebbe già male, anche perché questo è importante, rinfrescare la memoria. Sì. E in che modo, dal suo punto di vista, Paolo Bertinetti, il pubblico ha cambiato gusti? Vale a dire, il film ovviamente racconta una storia in maniera... Ovviamente il film guarda il pubblico, mi permetto di dire, in maniera diversa rispetto alla scrittura di un romanzo, no? Il film guarda il pubblico cercando da una parte di seguirlo, ma soprattutto di anticipare con l'effetto stupore. E in che modo noi oggi, che cosa desideriamo dal film quando ci sediamo per vedere una spy story? Io credo che bisogna fare una distinzione, cioè... Io accennavo prima ai romanzi di Fleming, ma soprattutto poi sappiamo che sono i film che oramai raccontano storie che non c'entrano niente con i romanzi scritti da Fleming. Sono film che si basano su una straordinaria capacità di suggestione da un punto di vista della spettacolarità. Inseguimenti assolutamente fantastici, sparatori, esplosioni, luoghi esotici, insomma. Lo spettacolo, e poi certo naturalmente c'è anche l'azione spionistica, ma è tutto puntato sulla spettacolarità, mentre invece quello non impedisce che questo tipo di proposta possa piacere a chiunque, anche chi non è particolarmente sensibile, no, alle leggi della spettacolarità. Poi c'è un altro atteggiamento, che forse è più, come dire, verosimile quando il film non è uno dei film appunto della serie Bond, è quello di seguire, come dire, il tipo di tensione, di suspense, insomma, che è implicito in una vicenda di questo genere, certo, come in un giallo, come in un poliziesco, ma qui molto spesso chi agisce agisce non solo per, come dire, far sì che il colpevole venga consegnato alla giustizia, ma molto spesso agisce perché le sorti del mondo o di un pezzo di mondo, o almeno di un pezzo di mondo in un certo momento, vadano in una direzione anziché in un'altra, quindi, come dire, in un contesto di rilievo infinitamente maggiore, ma con la stessa suspense, insomma, del poliziesco. Paolo Bertinetti, ma lei ha citato Ian Fleming.
Sono obbligato a farle questa domanda perché ho sempre considerato la conoscenza, e spero di sbagliarmi, ho sempre considerato la conoscenza del suo protagonista, ovvero James Bond, più una conoscenza filmica che una conoscenza di romanzo. E quando io mi sono imbattuto nel romanzo Casino Royale, che tra l'altro è un romanzo molto bello, no? Ricordo sempre nella bellissima traduzione di Massimo Bocchiola, ebbene, quel Casino Royale e gli altri scritti di Ian Fleming, probabilmente quando sono trasposti nella versione cinematografica raggiungiamo quell'effetto di stupore a cui lei forse faceva riferimento prima. C'è un'esagerazione tale che forse il romanzo viene del tutto superato. Sì, è proprio così. Tra parentesi, quel romanzo, io credo che di tutti i romanzi di Fleming sia quello, diciamo così, sia il migliore da un punto di vista della stesura stessa, sia anche quello meno lontano dalla realtà. È il primo. Fleming ha presente il contesto ovviamente della guerra fredda, la contrapposizione Occidente e Unione Sovietica, sa già che l'impero britannico insomma, è una cosa del passato, sa già, e infatti è un agente della CIA che è decisivo per salvare Bond in quel primo romanzo, sa già che appunto la contrapposizione ha queste caratteristiche e inventa una storia straordinaria, fantasiosa, ma come dire, meno lontana da una dimensione di pura fantasia. Ora, lei pensi che di quel romanzo lì, e non so quanti l'abbiano visto, esiste una specie di riduzione cinetelevisiva, era una serie per la televisione americana, fu prodotta pochissimi anni dopo la pubblicazione del libro, e lì si invertirono i ruoli. La gente era un americano e veniva aiutato da un agente dei servizi segreti britannici. Un filmetto, insomma, di un'oretta, con nella parte della protagonista femminile Linda Christian, che era allora un'attrice famosissima da noi. La si conobbe perché è la mamma di Romina Power, insomma. Ma allora era una splendida giovane donna, un'attrice di grido. Per dire, lì ovviamente era una trasposizione all'incontrario per l'aspetto America e Gran Bretagna, un bianco e nero, del romanzo di Fleming. Dopodiché ce ne furono altre due versioni cinematografiche, una abbastanza recente, e certamente lì, ma soprattutto quella più recente, che è anche più riuscita, ma oramai il pubblico è abituato a vedere il film di James Bond come un film di grandissima spettacolarità, e quindi anche in questo caso si pigia un po' il pedale dello spettacolo. Sì, perché lì proprio in quel romanzo Casino Royale, se ricordo bene, le scene erano veramente poche, i personaggi, i veri personaggi ancora meno forse, ed è proprio quell'essenzialità che cozza con quella spettacolarizzazione, con quella vetrinizzazione forse un po' esagerata che c'è ovviamente negli ultimi James Bond. Dico ovviamente perché il pubblico deve essere giustamente per alcuni aspetti soddisfatto. Paolo Bertinetti, che cosa vi aspettate da questa giornata dedicata a spie, film e romanzi? Ma una cosa sola, che le persone che interverranno siano soddisfatte da ciò che hanno sentito dire e che vengano incuriosite dai discorsi che si faranno sia la mattina e sia al pomeriggio. Questo, a mio avviso, sarebbe un'ottima cosa. Ovviamente la giornata non è riservata ai soli amanti di spionaggio, ma è No. riservata alle persone curiose e alle persone che vogliono trascorrere una giornata, o in particolar modo il pomeriggio,
con la presentazione del libro che ha citato poco fa, quello di Ottavia Casagrande, e poi con la proiezione del film. Quindi è un pomeriggio di bella e divertente cultura. Ma Paolo Bertinetti, per chi non avesse mai incontrato una scrittura dedicata allo spionaggio, con quale romanzo potrebbe cominciare la sua lettura ansiosa? Il nostro agente all'Avana di Graham Greene, che è una presa in giro dei servizi segreti, perché in realtà il nostro agente all'Avana non è affatto un agente, è un bravissimo, un bravo uomo che ha una figlia capricciosa che gli costa un sacco di soldi e che accetta di mettere in piedi una rete del tutto fittizia di agenti segreti nella Cuba del prima rivoluzione, del prima Fidel Castro, per guadagnare un po' di soldi per consentire alla figliola di andare a cavalcare all'ippodromo dell'Havana, insomma. Ed è una presa in giro, in realtà, dei servizi segreti fatta da uno scrittore grandissimo, Graham Greene, che fu un agente segreto e che quindi anche lui sapeva di che cosa parlava. È in questo romanzo, questo, no? Che in questo romanzo che il protagonista era un modesto rappresentante forse di aspirapolveri, no? Che poi travolto da tutto quanto per aiutare la figlia. Io penso che andrebbe molto bene incominciare da lì. È altro che, poi Graham Greene sicuramente rappresenta un faro. Mentre per quanto riguarda i film, qual è il film che lei consiglierebbe? Ma qui è proprio difficile perché sono veramente molti, sono veramente tanti. Non lo so, per esempio un film come quello che era proiettato sabato è un film in bianco e nero. Allora, per esempio, questo per molti, soprattutto per le persone più giovani, può essere già un fattore di incertezza. Se uno è appassionato di gialli e di film di spionaggio, magari, ma se volessimo convincere qualcuno della bontà del genere, forse non dovremmo partire da lì. Probabilmente potrebbe avere senso il primo James Bond con Sean Connery, 007, licenza ad uccidere, che è quello in cui meno, insomma, erano ancora state introdotte le mirabolanti imprese, anche lì ci sono, per carità, però in misura minore, ed è un film, certo, non sarà un capolavoro che resterà nella storia del cinema, ma nella storia del costume sì. Dovendo dire, ecco, come primo assaggio consiglierei quel film lì. E prima di salutarci, Paolo Bertinetti, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni, al di là dello spionaggio, al di là di tutto quanto? Guardi, giuro che dico la verità, è un libro che si intitola The Spy and the Traitor di John McIntyre, è un libro appena uscito, non è ancora stato pubblicato in Italia, che riguarda anche qui uno che fa il doppio gioco, ma in questo caso è un agente del KGB, è un agente russo che faceva il doppio gioco a favore dei servizi segreti britannici. È il libro che sto proprio finendo di leggere finirò di leggere in questo fine settimana. Quindi una grande passione, oltre che una grande conoscenza. Mentre il suo ultimo libro pubblicato, Paolo Bertinetti, qual è? Il romanzo inglese, quello di La Terza? Sì, il romanzo inglese pubblicato dalla Terza. Sì, mentre sì. ne ha anche un altro della Rizzoli, ne vogliamo parlare? Beh, un'altra lezione intitolato Solo noi, storia sentimentale partigiana della Juventus. E allora, visto che lei ha citato questa storia anche un po' spy story, una storia che ci tiene molto in ansia, secondo lei, ecco, visto dei film e dei romanzi di spionaggio non bisogna mai anticipare come va a finire, ovviamente, no? Ma secondo lei, come va a finire? Io sono scaramantico e, certo, e credo che nel calcio più che mai bisogna essere scaramantici, e quindi
Io incrocio sempre le dita, anzi io dico incrocio le 20 dita, comprese quelle dei piedi, prima di ogni partita, sperando che vada bene, così come spero che vada bene non solo una singola partita, ma anche ciò che viene dopo. Io credo che sia legittimo nutrire delle speranze. Ma certo, è anche molto bello. Però, visto, non c'è. Mi sembra la cosa più bella del calcio, e non solo del calcio, Paolo Bertinetti. Però quello che ci siamo detti poco fa sulle spy story, sullo spionaggio, no? Essere fedeli alla squadra della Juventus rappresenta anche un po' sedersi e vivere una storia, leggere un romanzo di spionaggio, guardare un film, perché si soffre e si soffre parecchio, nonostante tutto. E poi, io dicevo prima, suspense, è quale maggiore degli ultimi 10 minuti dell'ultima partita che abbiamo visto? E su questo noi chiudiamo la conversazione, perché sicuramente se fosse stato un film il regista avrebbe tagliato la scena. Sì, probabilmente sì. Penso proprio di sì. Grazie Paolo Bertinetti del tempo che ci ha dedicato per la giornata di sabato 17 novembre a Savigliano, spie, film e romanzi. Grazie ancora e buona giornata. Buona giornata anche a lei e a tutti voi.